che siamo sulla strada giusta. Molte cose ancora dovremmo fare, però ecco, anche questa piccola iniziativa. Stamattina Giuseppe mi aveva fatto vedere già la presenza di questi due giochi. E anche questi, ecco, piccole cose, però sono un indicatore di una sensibilità da parte di un'amministrazione, perché io credo che poi l'amministrazione non necessariamente si valuta, non sempre per le grandi cose, ma anche per le piccole cose. E credo che anche questa, quella di stasera, sia stata sicuramente una cosa interessante che possa, ecco, aiutare a far capire che ci sono, ecco, c'è un'amministrazione che oggi sta facendo delle buone cose e che io ritengo che vada sostenuta anche per completare quello che è un progetto che credo sia un progetto per Sapri, ma sia anche un bel progetto territoriale. Grazie. Buonasera, innanzitutto vi ringrazio perché per me è un'emozione, cioè, partecipare a questa manifestazione sotto due punti di vista principali, perché penso che la situazione, vivere appunto delle storie come quella di Anna e della signora qui presente è veramente grande, perché combattono con delle difficoltà quotidiane e comunque sono aperte al sociale, quindi e danno un apporto notevole, diciamo, anche alla politica sociale, quindi fanno sviluppare per esempio i piani di zona, altre cose, cioè, quindi sono veramente persone da ammirare. Per questo noi dobbiamo fare tutto, loro hanno già dalla loro parte alcune leggi che li tutelano, e li tutelano bene, perché io adesso l'ho scritto, perché io non sono abituato a scrivere discorsi, non l'ho mai scritto nella mia vita mia, perché tutto quello che mi esce da me esce spontaneamente, quindi non riesco a scrivere, quindi metto anche gli occhiali che ho difficoltà di leggere, e parlo di una legge 118-72 che praticamente parla di abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, nei comuni, negli ospedali, nelle scuole, nei parchi e nei parchi gioco anche.